Bentornato nel mio canale. Oggi è venerdì 17 settembre 2021. Di che segno sei oggi? Guardiamo il video per scoprirlo. Oroscopo Scorpione. Altalena di emozioni. Splendida mattinata, con la complicità dei due luminari, il Sole e la Luna e il vostro astro guida Plutone, vi vanno tutte dritte, benone gli affari, anche lavoro e spostamenti procedono spediti, con l'appoggio di colleghi pronti a condividere con voi gli oneri, lasciandovi gli onori. Sarà effetto del vostro magnetismo, che irretisce e soggioga. Peccato che non duri a lungo, già verso sera infatti col trasloco della Bianca Signora in Acquario in quadratura e Marte imbronciato in dodicesima casa la situazione vira in un'altra direzione, decisamente meno gratificante per voi, energia sotto ai tacchi. Emozioni in subbuglio come lo stomaco e qualche conflitto in casa per sfuggire al quale ve ne usciti da soli, girando a vuoto per il quartiere. Resta ancora da scoprire dinamiche e attori della prossima scena, il cinema è sempre emozionante. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Sentite che il vostro amore è giunto al capolinea? Prima di prendere una decisione definitiva, cercate di capire prima perché. Una nuova fase si potrebbe aprire oggi nella vostra vita a patto di affrontare scelte decisive e importanti di slancio e con generosità. Che non significa però che dovrete farlo precipitosamente. Avete un buon margine di tempo. Giove favorisce per oggi le decisioni importanti, alcune delle quali potrebbero essere determinanti per il vostro sesso futuro. Se per lungo tempo avete cercato pace e serenità, è giunto il momento di optare per esse. Mercurio e Luna daranno qualche problema ai rapporti con gli altri, in particolare colleghi di ufficio o soci in affari. Sarà meglio rinviare ogni forma di chiarimento. Poca fiducia in voi stessi, siete al centro di dicerie e pettegolezzi senza fine, con il tempo potreste avere problemi. Meglio assicurarsi il buon esito di alcune domande per lavoro che avete presentato di recente. Buone prospettive per chi deve sostenere un esame o un colloquio oggi. Oggi cercate di sorridere di più. Portate con voi un pizzico di pace e una manciata di sorrisi da distribuire a chi ne ha tanto bisogno. Non lanciatevi a capofitto in una storia che potrebbe riservarvi qualche brutta sorpresa. Andateci coi piedi di piombo. Aprite il cuore al vostro partner o alla persona che vi interessa e che amate, nessuno saprà capirvi meglio di chi vi vuole bene o interessato a voi. La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato. Le vostre capacità, unite a un briciolo di fortuna in più, vi permetteranno di mettere a segno più di un successo in campo sentimentale. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro, evitate però amici e parenti, buttatevi più su conoscenti, poiché la vita privata con il lavoro non va molto di accordo. La positività in questa giornata dovrà essere usata a vostro esclusivo vantaggio. Non dovete curarvi di altri se non di voi stessi, del vostro lavoro e delle cose che vi interessano. Si delinea un quadro mediamente positivo. Venere, Plutone, Nettuno, Mercurio, Marte e Sole sono tutti ospitati in segni benevoli per voi sulla ruota dello zodiaco e promettono ottimi risultati nel campo dei sentimenti, della vita familiare, delle feconde intuizioni. Tutti questi corpi celesti dalla vostra parte, specie se siete nati tra il 14 di ottobre e il 20 novembre, migliorano la vostra grinta aggressiva e la capacità di adattarvi ai mutamenti del quotidiano. Avrete quindi buon gioco nel condurre in porto le vostre brillanti iniziative. Solo Saturno, Giove e Urano vi guardano imbronciati, palestra, piscina e ogni altra attività fisica che preveda l'allenamento dei vostri muscoli, va valutata con cura. Le stelle di adesso sono interessanti per i sentimenti. Sul lavoro non si esclude che possiate essere ricontattati da qualcuno con cui avete collaborato in passato. Il vostro talento da buon negoziatore è sulla strada giusta. Seguite il vostro istinto senza paura, per fortuna è dalla vostra parte.
Non sarete a corto di riscontri oggi e la vostra energia si stabilirà in modo positivo. Sta a voi usarla con saggezza. Lasciate che vi diano la giusta carica in questa giornata, che vi riesca a portare lontano e che duri fino a sera. Talvolta iniziate come razzi, ma poi vi capita anche di arrestarvi per lunghi periodi. Si potrebbe andare più piano, senza affaticarsi, avere più cura di quel che si fa, senza commettere gli stessi errori. È questo che accade a chi si riduce all'ultimo momento e poi vorrebbe recuperare tutto. Perfetto equilibrio tra la coppia Luna-Plutone e il Sole, tutti quanti equidistanti da voi di due segni, ovvero in sestile. La giornata dunque promette cose magnifiche, disattese però le speranze, perché col passaggio della Bianca Signora in Acquario, segno in quadratura al vostro, cambia registro rivelandosi debole e noiosa. Tanto più che Marte, astro della vitalità e dell'allegria, sonnecchia nella vostra dodicesima casa, deciso a non partecipare alla festa. Amore ed Eros, sull'amicizia nulla da ridire, rapporti chiari, sereni, complici. Anche con la vostra famiglia e quella del partner, nonostante il detto parenti serpenti, vi sentite piuttosto affiatati. Vero che qualche battuta antipatica vola, ma sapete come rispondere ribattendo come in un set di tennis. Caduta di tono all'ora di cena, basta una parola sbagliata per avvelenare l'atmosfera. Quanto ai vostri segreti, imparate a rivelarli soltanto alle orecchie di cui vi potete fidare ciecamente. Il gossip ha diventato una mania e pur di tenere banco qualcuno sarebbe pronto a spifferare dettagli molto intimi della vostra vita però, di certo non della sua. La vostra vita di coppia vivrà piacevoli momenti di scoperta reciproca. Cosa che non accadeva forse da troppo tempo. Approfittatene al volo per ritrovare l'armonia perduta. Stupite il partner con la vostra inventiva, il tocco di estro che riesce a creare magicamente l'intesa di coppia. Se siete single sono molto favoriti gli incontri occasionali che vi portano un'intima soddisfazione. Nettuno vi promette di vedere realizzati i sogni più rosei anche se non siete in età verdissima. Lavoro e denaro, partner complice e collaborativo e ne avrete bisogno, soprattutto nel pomeriggio quando, perdendo colpi su colpi, rischiate di combinare qualche pasticcio o compiere un errore che potrebbe avere gravi conseguenze sulla produzione. A questo punto meglio fermarsi, perdere un paio d'ore non danneggia quanto una mossa fatale con effetti catastrofici. Potreste ritrovarvi a incontrare delle persone che non stimate particolarmente, ma che potrebbero comunque avere qualcosa di interessante da proporvi, un progetto da realizzare, che vi potrebbe intrigare. Venere e Sole in ottimo aspetto se siete nati della prima e terza decade, vi danno energie fisiche e mentali per tenere testa a situazioni professionali complesse. Mettete in campo la vostra astuzia e vincete con le armi dell'intelletto. Benessere, tutto bene per tre quarti della giornata, poi la caduta di tono, forse vi siete dati troppo da fare, ragione per cui da stasera vi ritrovate letteralmente spappolati, senza neppure la forza di alzarvi in piedi. Nessun problema se a casa c'è qualcuno che lava, stira e cucina per voi, non avrete che da sciacquarvi e poi mettere le gambe sotto al tavolo. In caso contrario però ringraziate chi ha inventato la cena di asporto, ma la doccia, quella ve la dovete pur fare da soli. La comunicazione con i tuoi colleghi e le altre relazioni quotidiane saranno impegnative oggi. Potreste sentire di essere perfettamente chiaro e tollerante, ma alcune persone semplicemente non sembrano sentirti. Per lei, con Mammina siete sempre in conflitto, ma stasera che tornate a casa davvero stravolte vi fa un gran piacere scoprire che vi ha stirato tutte le lavatrici e preparato la scorta di sughi e passato di verdura per vari giorni. Intanto vi fermate a cena, e se a casa non c'è nessuno che vi aspetta decidete di fermarvi a dormire nella vostra vecchia stanza. Per lui, affare complesso, al quale nonostante la vostra fama di Sherlock Holmes non riuscite a venire a capo, ci riesce il collega, un tipo semplice ma a quanto pare connesso con l'universo. Da imitare. Colore delle emozioni, curcuma. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 4. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali.
Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.